Carlà, il primo campione italiano ACI eSport del 2022. 7 gare in cui ha dimostrato più di tutti il grande feeling con la Dallara. Il sogno di Hamilton di sopravanzarlo proprio sul circuito di casa non si è avverato, anzi Tommaso ha dato ulteriore dimostrazione della sua forza, senza scomporsi nelle fasi iniziali subendo il sorpasso di Hamilton, riuscendo anzi a controllare prima di tutto la propria concentrazione, cercando di non incorrere in alcun errore o rischio che potesse compromettere il finale di uno splendido cammino. Una solidità mentale che lo premierà chiudendo secondo alle sole spalle del compagno di squadra Fabriziani. E sono i numeri a parlare per lui. 7 podi, conditi da 2 vittorie e 4 secondi posto. Un martello pneumatico sinonimo di garanzia, premiato da una costanza più solida di quella del suo primo rivale, nonché compagno di squadra Marcus Hamilton, comunque bravissimo, in grado di vincere una gara in più, ma soffrendo oltremodo queste 2 ultimi appuntamenti, entrambi fuori dal podio. Per Fabriziani resta il grosso rimpianto di quell'inizio campionato davvero sfortunato, col ritiro dopo poche curve nella gara d'esordio al Glen e la 9ª posizione di gara 3 ad Imola. Per il resto, ha confermato tutto il suo talento inanellando risultati davvero molto importanti. 3 compagni di squadra che entrano di diritto nella Hall of Fame di questa competizione, portando la SRC Mivano Corse nell'Olimpo dei top team. Davvero fenomenali, col merito, più volte ricordato, di competere per un team che da sempre si è risparmiato in tatticismi, sciogliendo le brighe alle ambizioni dei propri piloti. Chi festeggia il grande traguardo di una 4ª posizione finale è senza dubbio Edoardo Leo. Di aggettivi ne abbiamo spesi già parecchi, ma ancora non bastano per riassumere quanto di bello ci ha regalato nel corso di queste gare questo ragazzo. Un fulmine a ciel sereno nelle prequalifiche e una conferma sempre più solida e consolidata gara dopo gara. Il puro significato del termine talento, genuino, istintivo e impavido, ma all'occorrenza anche saggio e calcolatore. Insomma, un rookie meraviglioso, con alcune naturali lacune, figlia dell'inesperienza, pagate probabilmente anche troppo care, ma in generale, uno dei protagonisti più belli e inaspettati di questo campionato. Guardando al rovescio della medaglia, quello che più è mancato sono stati i team rivali alla SRC Mivano. Ok la forza di Leo, ma per vincere serviva la partecipazione di un'intera squadra, e qui si aprono le note dolenti. Male la Wave Italy, con Fusini e Zipoli piloti di grande esperienza, un po' in difficoltà coi prototipi e l'esordiente Putane con troppi alti e bassi. Altrettanto male la Epoch, col solo Diego Merli, in grado di lottare più volte per una top 5, troppo poco, se paragonato al calibro dei loro avversari. Discorso simile anche per la Kronos, con Sgro e Giovannoni, capaci di prendersi una top 5 solo in gara 2 a Daytona, per il resto tanti ostacoli lungo il percorso. Questo il rendiconto del secondo campionato prototipi che, come il suo predecessore, ha confermato la netta supremazia di una scuderia. A Carlà i meritati festeggiamenti per un traguardo fantastico. A tutti, comunque, grazie per lo spettacolo che siete riusciti a regalare.